pregherei innanzitutto gli amici e le amiche che si trovano in fondo di prendere posto. Allora, buonasera e benvenuti a questo consueto appuntamento di fine anno dell'ADES, l'associazione della terza età spigolatrice, no? E che è magistralmente diretta e presieduta dalla carissima amica Anna Maria Camaldo, l'insegnante Anna Maria Camaldo, che chiamo subito, accompagnati subito qui sul palco. Abbiamo molti ospiti, ma saremo velocissimi, prima dello spettacolo teatrale l'arrivo di un re. Bene, Anna Maria, buonasera. Io saluto anche domanda, naturalmente, Anna Maria, chiamo sul palco il sindaco di Sapri, l'architetto Giuseppe Del Medico. Monsignor, vuole stare seduto qui il nostro vescovo? Vabbè, se lo siete Luca, vuole stare nella prima fila. Ok, poi ci sono i due parroci che saluto, naturalmente i parroci Don Nicola Romano e Don Benzo Morabito. Allora, Anna Maria, io naturalmente saluto anche il sindaco Marchegiani, eccolo lì, il sindaco di Vibonati di Villamare, Massimo Marchegiani, l'assessore Marco Artorano e c'è il consigliere pure D'Amico, va benissimo, dovrebbe arrivare anche il sindaco, vero? Ecco, il Corriere della Sera c'è la sindaca, come c'è la ministra del Corriere della Sera, l'assessora Gaetano, bellissimo. Va benissimo, quindi il sindaco di San Giovanni a Piro, Scario, Bosco, mi piace Gaetano nominare sempre le frazioni, perché il sindaco di San Giovanni a Piro, no, di Scario e Bosco. Ecco, Maria Stella Gianni, è arrivata? Vabbè, appena arriva, va benissimo, la chiameremo senza dubbio, la saluteremo e avremo anche qualche domanda. Allora, Anna Maria, 10 anni, vero? 10 anni, questa associazione che conta ben 400 iscritti, quest'anno compie 10 anni di attività e tu sei presidente, naturalmente sei fiera, no? E quindi il microfono. Allora, è stata un'avventura questa esperienza, vero, per te Anna Maria? Prima di rispondere a Tonino, io vorrei salutare tutti quanti voi e ringraziarvi per essere venuti qui. Alla nostra festa dei primi 10 anni dell'ADES, ci auguriamo di farne tantissimi altri ancora. Tonino ha già salutato il vescovo, il sindaco, però mi corre l'obbligo ringraziare affettuosamente, ma proprio con tanto affetto, il nostro vescovo che ha accettato sin dal primo momento il nostro invito. Io ringrazio e sono grata a nome di tutti gli altri. Chiaramente saluto pure il nostro sindaco, l'architetto Giuseppe Del Medico, il nostro vice sindaco e i nostri parroci, Don Nicola, Don Lenzo. E che dirvi? Dirvi che sono contenta dei 10 anni dell'ADES, sono contenta della vostra presenza. Ora mi tocca rispondere alla domanda che mi ha fatto Tonino. Mi hai chiesto che è un'avventura, difatti prima, quando abbiamo preparato la scaletta, io dicevo proprio a Tonino, l'ADES è un'avventura. L'ADES è stata e sarà un'avventura, perché devo dire la verità, quando io sono stata chiamata per iniziare questo percorso, pensavo di cavarmela con poche cose, come sì, d'altra parte organizziamo una festicciola, una serata in pizzeria, una serata da ballo, qualche gita semplice, così. E invece non è stato così, perché in 10 anni noi abbiamo avuto ben 2 udienze pontificie sul sacrato della Basilica di San Pietro. Una volta abbiamo salutato Papa Benedetto, l'altra volta Papa Francesco, e abbiamo organizzato tanti viaggi che sono durati vari giorni, con pernottamenti anche lunghi,
Abbiamo organizzato momenti culturali, presentazione di libri, il cappotto del nonno, proprio perché l'Ates è nata con gli adulti, e poi ancora tante e tante altre cose. E ti devo dire, che per me l'Ates è una cosa orgogliosa, io ne vado orgogliosa di questa, perché noi siamo come il mare, sempre in movimento. Abbiamo avuto, alcune volte abbiamo navigato in onde agitate, e tu lo sai bene, però altre volte abbiamo vissuto momenti pieni di gioia, di successo, di allegria, e devo dire che i successi e i momenti belli hanno superato i momenti difficili. Sì, ma cosa ti ha emozionato di più in questa, in questi 10 anni? Beh, questa è una bella domanda. Che cosa mi ha emozionato di più? Quando sento dire da qualcuno di voi, dei miei associati, io faccio parte dell'Ates, perché quel far parte dell'Ates per me è come un'appartenenza, cioè il valore proprio, appartenere a qualcosa che hai costruito tu stesso giorno dopo giorno. E in effetti questi 10 anni sono serviti proprio a questo, a far uscire tanta gente dalla solitudine, dal buio delle case, facendo qualcosa l'uno per l'altro, e hanno creato proprio quell'appartenenza ad un qualcosa costruito da loro stessi. Dai, una parola d'amore proprio per definire questi splendidi 10 anni di attività. Allora, prega, questi generissimi signori, noi abitiamo qua, la sera rientravano, non possiamo parcheggiare la macchina. Gentilmente, se sono stati con te in macchina, perché io ho diritto di andare sopra e di riposare. Porto un gusto e non posso stare in mezzo alla sala. Vi ringrazio. Brava, brava, bene, hai ragione, dai. Va bene. Ok, allora, insomma, c'è stato un... insomma, bello della diretta, meraviglioso, io amo queste cose, via, dai Anna Maria. D'altra parte l'essere fratelli è proprio questo, vivere insieme anche momenti difficili e momenti, dico, con qualche problema. Bene, Tonino, tu mi hai chiesto una parola. Io questa domanda me l'aspettavo. Me l'aspettavo, e per dirti la verità la risposta me la sono scritta. L'Ates è il nostro orgoglio, è l'orgoglio di ognuno di noi, è l'orgoglio di quanti hanno contribuito con il loro operato ad essere ciò che oggi siamo. L'Ates è l'orgoglio delle istituzioni del nostro territorio, che sempre più spesso ci coinvolgono nelle loro iniziative, consapevoli della valenza sociale della nostra realtà. L'Ates è l'orgoglio del nostro paese, che può vantarsi di avere un'associazione pronta ad accogliere tante persone in difficoltà, tante persone meno giovani, alla ricerca di giornate meno sole da trascorrere in compagnia. Ed infine, lasciatemelo dire, l'Ates è il mio orgoglio. Ho ricoperto sin dal primo giorno la carica che tutt'oggi ricopro, con estremo impegno ed abnegazione. Sono sicura che lavoreremo ancora tutti insieme e con sempre maggiore entusiasmo, per poter essere ogni giorno sempre più orgogliosi di dire: io faccio parte dell'Ates. Bene, grazie Anna Maria. La parola è stata della tua, bravissima, sindaco. Allora, questa è un'associazione che conta oltre 400 iscritti e che comunque, sai, oltre allo spirito di aggregazione, perché
raccoglie, cioè bambini, ragazzi, ragazze, adulti, è meraviglioso, vero? Anche su stare insieme, vero? Buonasera a tutti, eccellenza, buonasera, nostri parroci, i sindaci, è arrivato anche il sindaco di San Giovanni a Pietra, è arrivato anche Maristella. Che dire, Anna Maria ha detto tutto, a noi non rimane altro che aggiungere due cose, a quello che dicevi tu, permettimi se ti correggo, Tonino, l'ATES non è un'associazione di 400 iscritti, l'ATES è un'associazione che vive di 400 e più persone che sentono l'ATES non solo come un momento, ecco, spesso ne vediamo tante di associazioni a cui si ci associa tanto per fare un piacere a qualcuno, no. ATES non è questo, ATES è quello che diceva Anna Maria, che nel parlare mi rimandava indietro negli anni, questa iniziativa nata nel 2003, ero casualmente sindaco anche allora, e l'ho vista camminare e ho visto crescere un'idea di associazione, un modo di stare insieme, bellissimo. Fatto di valori veri, perché il presidente, che io chiamo Anna Maria e che tutti chiamano Anna Maria, è riuscito a trasferire in questa associazione quell'atteggiamento giusto, è un po' la mamma di questa associazione, e ce lo vive con questo rapporto e si rapporta con tutti, con quel modo con cui una mamma si rapporta con i suoi figli, pretendendo sempre, impegnandosi, plaudendo a loro quando fanno bene, tirando le orecchie quando si sbaglia e facendo in modo che si cresca. E questa associazione è cresciuta tanto, è cresciuta proprio in questa direzione, e cioè nel modo di essere, nelle cose che si fa, integrando i bambini, integrando le difficoltà, facendosi carico in un momento anche difficile. Perché questo è un altro dei valori aggiunti dell'ATES e delle associazioni. E quindi che dire? Dire soltanto che noi siamo una città fortunata e noi come amministrazione siamo qui stasera principalmente per riconoscere gratitudine, per dire a loro, a tutti quelli che si impegnano, quelli di più, quelli che si impegnano di più, quelli che si impegnano di meno, ma a tutti quanti, che è un bene per una comunità. È un bene per una comunità, ci fa essere un po' più sereni, perché avere uno spazio, avere un momento di condivisione è sicuramente un bene aggiunto. E noi non potevamo essere più fortunati, ce ne sono tante associazioni, però credo che il tempo che si porta dietro questa associazione è il vero grande valore, perché le associazioni ne nascono tante e poi spesso finiscono presto, per i vari motivi, perché è difficile stare insieme, non è semplice. Però ecco la capacità di Anna Maria, la capacità di quanti si avvicinano a questa associazione è quello di fare in modo che questo percorso sia andato avanti nel tempo. Questo è il vero grande merito e di questo devi essere profondamente orgogliosa. Tu e chi con te condivide questo percorso. Noi come amministrazione siamo davvero orgogliosi di avere nella nostra città un'esperienza di questo tipo e di questo te ne sono davvero davvero grato. Stasera avevamo preparato anche una piccola cosa, era dopo 10 anni, allora avevamo predisposto un piccolo omaggio, Anna Maria ci teneva tanto e mi sembrava anche giusto, abbiamo rilasciato una carta d'identità un po' più grande delle altre, ma è un segno per dire che ATES è cittadina di questa città. Infatti abbiamo riproposto il modello di carta d'identità, il cognome è ATES, il nome è Associazione Terza Età, che è nata nel maggio del 2003, e come professione, questa è la cosa che ritengo sia importante, è un'associazione di servizio per grandi e piccoli, con alcuni segni particolari. Una realtà capace di accogliere le diversità favorendo il superamento, incentivando il dialogo e l'interiorizzazione dei valori. Questa è stata rilasciata il 21 di dicembre del 2012 al Presidente, ma simbolicamente un po' a tutti quanti voi. Veramente questa è una cosa che
non ci aspettavamo. Siamo veramente felici di averla. Signor Sindaco, la porteremo sempre con noi, ne avevamo bisogno. Grazie. Concludo con... volevo lasciare un messaggio. Ho cercato in che modo rappresentare perché è importante questo momento. Le parole mie probabilmente non sarebbero state così come ho letto queste, ve le riproduco, ve le ripeto, è una citazione di Italo Calvino sulle associazioni e credo che sia estremamente pertinente e ci faccia capire perché è importante. Le associazioni, secondo Calvino, rendono l'uomo più forte e mettono in risalto le doti migliori delle singole persone e danno la gioia che raramente si ha restando per proprio conto. Di vedere quanta gente c'è onesta e brava e capace, per cui vale la pena di volere cose buone. Mentre, vivendo in proprio, per il proprio conto, capita più spesso il contrario, di vedere l'altra faccia della gente, quella per cui bisogna tenere sempre la mano alla guardia della spada. Perciò è importante le associazioni, perciò è importante quello che hai fatto, per farci vedere la parte bella, per farci vedere la gente buona, per fare in modo che tutti noi ci abituiamo al buono e ci abituiamo al bene. E in questo senso tu sei davvero importante. Grazie, grazie a tutti. È un augurio sentito di un buon Natale. Un Natale vero, un valore, un Natale difficile, un valore Natale così. Resta qui, io intanto cedo perché insomma adesso devo cedere il microfono come si diceva nel periodo degli anni libere al nostro vescovo. Va bene? Così va bene, un salutino, ecco qui. Buonasera, buonasera a tutti, grazie per questo appuntamento, grazie all'associazione ATES che ci aiuta a entrare in questa spiritualità del Natale attraverso il loro carisma e le loro iniziative. Mi pare che le parole più belle per augurare il Natale scritte nel foglietto che ci hanno consegnato questa sera, che io mi sono riproposto di inviare a tutti gli amici attraverso anche il telefonino. E ve le riconsegno augurando a voi e alle vostre famiglie uno splendido Natale. Buonasera. Grazie, Eccellenza. Velocemente al sindaco di Bonati, due battute. Sì, grazie, è sempre un piacere essere con voi. Grazie a Anna Maria per l'invito. È un piacere sempre essere tra voi, quindi tra amici. E che io faccio gli auguri miei personali e dell'amministrazione con l'onore di rappresentare a tutti voi per questi, io dico, primi 10 anni di convivenza. Non è facile stare insieme, voi state insieme bene, continuerete a stare insieme bene e per tanti anni ancora. È un momento difficile per tutti, è un momento in cui si vive un disagio sociale particolare. L'opera che svolge questa associazione è importantissima, stare insieme in questo momento, stare bene insieme in questo momento, svolgere tantissime attività è un momento determinante per tutti voi. Io faccio gli auguri miei personali dell'amministrazione che rappresento ad Anna Maria, che poi è il motore, l'anima questa associazione, ma a tutti i compartecipanti, e auguro un buon Natale a tutti, anche alle vostre famiglie. Grazie. Sì, grazie. Qui abbiamo il sindaco Scazzantoni a Pino Scario Bosco, di piace le frazioni sempre, Maria Stella Gianni, e poi è la nonnina di un'artistina, è vero? Beh, buonasera a tutti, anche io ringrazio Anna Maria per l'invito, è un piacere e un onore essere qui questa sera. E, obiettivamente quello che fanno queste associazioni abbiamo anche noi a San Giovanni, nelle realtà proprio oggi l'associazione Monica Magliano ha riunito tutti gli anziani del comune e ha festeggiato insieme a loro per gli auguri di Natale. Queste sono realtà sane e che aiutano a crescere un territorio.
e forse mai come in questo momento, obiettivamente, ripetendo quello che è già stato detto, probabilmente momento di crisi come questo, la gente ha bisogno di persone come Anna Maria, come gli associati, ho sentito che sono 400, sono davvero tanti, che siano vicino alla gente e che organizzano eventi come questo, che probabilmente uniscono bambini, grandi, adulti e che fanno vivere forse proprio il Natale nei sentimenti migliori, che sono appunto i valori che danno il Natale. Bisogna iniziare. Auguri a tutti di buon Natale, auguri all'associazione da parte mia e da parte dell'amministrazione comunale. Grazie Maria Stella, mentre saluto anche il dottor Bettino del Prete, il mio compagno di scuola, il preside dell'Istituto Comprensivo Dante Alighieri, il professore Biagio Bruno, vi lo dovevo fare questo salutino. Allora, bisogna festeggiare, e come? Dai, come festeggiamo? Vediamo se parte qualche musica. È straordinario,
non solo, ma vedete dietro di me questa scenografia che credo sia molto bella, sembra proprio di stare in piazza Plebiscito, le porte di bronzo, le statue, è proprio meraviglioso con questo contorno di palazzi. Allora, la scena si svolge qui, è un'ipotesi fantastica ovviamente, è la nascita di Gesù immaginata qui a Sato e si svolge la scena in piazza Plebiscito. E allora la scenografia, Anna Maria Delio che ha preparato questa bella scenografia. Un applauso a questa ragazza. Laureata in ingegneria, vero? Dico bene? In ingegneria. E poi ancora i costumi della bravissima Filomena Filizzola e poi i collaboratori che hanno lavorato per l'allestimento delle scene, per le luci, anche per l'audio, quindi un lavoro immenso che è stato fatto e come scritto nella brochure che avete avuto, sacrificio e impegno, frutto però di un progetto politico, non è solo una vendita, scusate, un progetto culturale. No, è perché ma c'entra anche la politica, perché potrebbe essere anche un insegnamento. Allora, guardiamo un poco, l'ADES come lavora? Numero uno, il territorio. San Giovanni a Piro, Pipponati, Sabbi, il territorio. E non il campanile. Stare insieme, unire e non dividersi. Stare in amicizia e incontrarsi e non scontrarsi. Guarda, in un contesto come questo nostro sapese del gruppo in Burgas, in cui abbiamo problemi immensi di solitudine degli anziani e di dramma giovanile, droga e alcol, abbiamo avuto dei morti in quest'anno che si chiude, un anno maledetto da questo punto di vista. Io credo che anche stasera dobbiamo ricordare queste cose, noi dobbiamo fare tutti quanti per la propria parte qualcosa in più. Allora, l'ADES ce l'insegna. Il vescovo giustamente citava l'ultima pagina della brochure, cito solo una frase che mi riguarda la TV. Un buon Natale a chi sa spegnere la TV per fare due chiacchiere. Raccogliamo questo, ve lo dice uno che fa televisione. È importante spegnere la TV, forse pure sulla pranzo, per fare due chiacchiere, per guardare i problemi che abbiamo davanti, perché troppo spesso ci inceriamo, aspettate questi che abbiamo. E poi lo sguardo nuovo, quello di saper guardare con gli occhi del cuore, una delle frasi che ha scritto, che mi farà bene e che verrà a recitare tra poco, è questo, e io credo che lo possiamo prendere come il film dell'Ades, chiedevi una parola d'amore, la parola di saper guardare noi, non con lo sguardo della contrapposizione dell'invidia, ma con lo sguardo di chi è pronto a mettersi in discussione per prima e di aprire il proprio cuore, non solo, ma la disponibilità del proprio fare. Infine, la missione del re bambino, viene detto nel contesto. Poi vedrete l'equivoco, no? Tutti aspettano che è vero, non si capisce bene di che si tratta, poi invece si capisce che il Natale ci sarà degli effetti scenografici dal pubblico che io non vi posso anticipare, ma davvero hanno fatto un grande lavoro. E quindi questa missione, la speranza è che noi tutti possiamo raccogliere il messaggio che viene da questo musical, cioè che la missione del Re Bambino sia la missione di tutti quanti noi del gruppo di Policastro. Senti, io approfitto della tua presenza qui sul palco, Gaetano, una domandina e una rispostina veloce però, eh? Ecco, allora, una tua riflessione veloce sull'associazionismo qui a Sapri. Allora, ci sono tante associazioni. Sì, da Corelli, si è soffermato molto sull'associazionismo prima. Sì, ce ne sono tante, però la continuità, la chiarezza del progetto e il radicamento sul territorio e il coinvolgimento di massa delle persone, come avviene qui con l'ADES, è unica. Neanche lo sport, purtroppo, oggi a Sapri, tutti ricordano i fasti, gli splendori e lo spettro del pallone del Sapri Calcio, quanti milioni di lire sono stati presi, tutto questo non c'è più, però c'è l'ADES che con i valori dell'essere umano, dell'umanità, della solidarietà, di aiutarsi e anche del sapersi divertire, perché questi
sono degli anziani che si divertono. Quando vedete le persone che parlano, lo fanno con la luce degli occhi di persone che si divertono e hanno formato una bellissima intesa tra adulti e bambini, che è davvero straordinario e che è un orgoglio per tutti quanti noi. Certo. Grazie, grazie Gaetano. Ecco, allora io vorrei salutare, un applauso lo merita il regista naturalmente, Mimì Falaberra, eccolo lì, e il tecnico audio, anche lui si chiama Mimì, Domenico De Jacopo. Però prima di spegnere le luci io voglio ringraziare la maestra Pasqualina Tripari che dirige il corpo di ballo, la maestra Elena Spano che dirige il coro, la scenografia è di Anna Maria De Rio, eccola lì, allestimenti scenici di Enza Franzi, Emilio Cetrangolo, Andrea Muscatello, Piero Ferrante e Caterina Scarpini, tra un applauso, e poi Filomena Pizzola, costumi di Filomena Pizzola, naturalmente la regia di Domenico Falaberra. Questo prima dello spettacolo, per me era doveroso, comunicarvi i nomi. Io non aggiungo nient'altro, godiamoci questo spettacolo, grazie. Thank you.
forse in lui. Un re bambino che voleva venire al mondo. Certo, era un'impresa molto difficile, anche per lui che era molto potente, perché doveva nascondersi bene in una vita normale, un genitore normale, con sembianze normali. La sua era una missione molto importante. Doveva portare al mondo un messaggio d'amore e di speranza. Sì, di amore e di speranza. Quell'amore e quella speranza che spesso perdiamo di vista, affannati come siamo a correre dietro a mille problemi e incomprensioni. La sua è una storia che molti conoscono, ma che spesso dimenticano. Ancora oggi a volte mi chiedo cosa sarebbe successo se il re bambino non fosse nato in Betlemme, se magari fosse nato in un altro posto. Che so, qui ad esempio, a Sapri, proprio questa notte, nella notte del 24 dicembre 2013, a Sapri arriva un re. Ragazzi, avete sentito?
il re non tiene i soldi e tiene i diamanti. Alessà, non fare lo sciocco, cerca di mettertelo in questo testone, mettetelo in testa, non ha soldi, non ha danaro, non ha ricchezze, non ha diamanti, non ha niente, è un re povero, povero. Ma se può sapere, è povero il re questo re? È povero, ma è talmente povero che nascerà in una grotta, e la sua vita cambierà la storia, non solo di questa città, non solo di questa regione, ma di tutto il mondo. Addirittura? Sì. E ogni volta che nascerà sarà una festa, e questa festa sai come si chiamerà? Natale. Natale? Sì, Natale. Ma sai che questo nome mi piace? Senti, come si chiama questo re? Questo re si chiama Gesù. Come? Gesù. Gesù. Sì, Gesù. Il re si chiama Gesù. Sì. Ma che nome strano. No, non è strano. Gesù viene da Giosuè. Ora ti spiego una cosa. Il Natale è una cosa importante. Gesù nasce, vive sulla terra per salvare l'uomo dal male e dal peccato. Ed è una festa il Natale, così grande, ma così grande, che si celebrerà in ogni angolo della terra, in tutto il mondo. Ho capito, ma che si fa quando viene Natale? Allora, quando viene Natale si fa il presepe, si fa l'albero e si fanno tante belle cose. Sarebbe. Guarda, è difficile spiegartelo in questo momento. Per prima cosa, la gente la deve vedere per strada, sono più tranquille, più serene, più contente, vanno in chiesa a pregare, si incontrano. E poi c'è una cosa che secondo me ti piace assai. Sì. Non si lavora! Veramente! Ah, ragazzi, ma avete sentito? A Natale non si lavora! La festa mi piace assai, continua. E poi c'è un'altra cosa. Le famiglie si riuniscono. E quando si riuniscono, organizzano dei banchetti. E che si fa quando ci sono dei banchetti? Si mangia, si beve e si balla, no? E via, allora sai che devi? A me sta festa mi piace assai. E viva il Natale! Facciamo festa! Sa che non hanno capito davvero niente. Il re che sta per arrivare
non vuole balli all'ultimo grido e baldoria sfrenata. Lui viene per portare l'amore e il volersi bene che spesso, troppo spesso si dimentica, proprio come in questo momento. Finché verrà, sento la bandiera gialla e verrà. Ma bravo, ma complimenti! Venite subito qua che vi devo parlare! Sì, a voi tre, tu venite qua che vi devo parlare! Forza, sì! Chiama qua, che c'è? Perché ci hai chiamato? Sentite, per cortesia, parlate una alla volta. Voi lo sapete che io non sento bene. Sto parlando tutte e tre, non capisco niente. Oh, ecco. Abbiamo detto, che è successo? Perché ci hai chiamato? Ma perché voi non sapete niente? No! Quello voi non potete sapere niente. In paese sta per succedere una cosa eccezionale. Dicono tutti che sta per arrivare un re. Mamma mia, che emozione! Chi te l'ha detto? Ma come chi me l'ha detto? Non si fa che parlare d'altro. E dicono che tutti vogliono venire a vedere questo re. Che dobbiamo fare? Mamma, ma come che dobbiamo fare? Questa è un'occasione che noi ci dobbiamo far sfuggire e ci dobbiamo preparare, dobbiamo organizzare una grande festa. Ma è un'altra cosa. Io non so a che ora arriva questo re, ma qualcosa mi dice che è già tardi. Ma sei sicuro che hai capito bene? Dicevano proprio un re. Che ho detto di sì, ho sentito con queste orecchie. Però ma che ci pensi, ragazzi mie? Ma non è un re così, è un grande re, e viene dalla città di Natale. Di Natale? E dov'è questa città? Io non l'ho mai sentita. Ma che ne so dove sta? E poi l'importante è che ci sta. Senti, non fare troppe domande, Lauria. Oh! Arriva un grande re, alto, bello e sprezzante del pericolo, un eroe senza ombre e senza macchie, biondo e con gli occhi azzurri, sicuramente bellissimo. E se invece dire che hai i capelli ricci, che si fa? Che cosa? Che dire, tieni i capelli ricci! Ma dicevo così per dire! Ma scusa, e questo è riccio, arcobaleno, è rosso, è riccio, non ci interessa! Per noi soltanto una cosa conta! E che cos'è? Ma che un re, ci siamo spiegati o no? Ha ragione lui, l'importante è che sia un re! E poi i re sono sempre belli! Allora, dobbiamo prepararci, farci belle, non si sa mai nella vita, magari il re ci nota. Giusto, il re ci vede, si innamora, proprio come succede nelle favole. È vero, ragazze, come mi piacerebbe sposare un re! E anche lo dici, sarebbe magnifico. E una volta che ha sposato una di noi, organizziamoci per questa grande festa, subito, andiamo subito, subito! Venga, a me a forza, veloce, veloce, veloce! Veloce che tardi, muovetevi! Madonna, che forza! Mamma mia, oh! Una cosa di... Speriamo che vi non sacco di gente a vedere questo re, perché... Amore, Angeli, ci state zitto, ma fatti fare... Sì, io che questo di gente io lo vedo nero. Ma lo vedo nero come il carbone, eh? Angeli non deve soldi, no? Non viene un euro, non viene una lira, non viene niente di niente. È scoraggiata. Ma no. Un'altra cosa. I soldi non ce ne sono. E quelli che ci sono non bastano per niente. Ma. Signore, sì. Forse le sedie non basteranno per tutti. Forse saremo un po' stretti. Cara mia, non lo so. Però sai che cosa ti dico? Che se mai dovremmo stare stretti, aggiungiamo un posto a tavola. Come on.
ma non chiedergli che vuoi. No, no. Siete voi il re che tutti stiamo aspettando? Che io sia un re, questo è sicuro, ma se mi
aspettando, aspettando, non lo so. In genere, in verità, non mi aspetta mai nessuno. In paese, tutti dicono che deve arrivare il re da queste parti. Siete voi questo re? Oh, insomma, io sono il re. Ma se mi sta aspettando qualcuno, non lo so. È chiaro? E va bene, non vi arrabbiate così. Noi stiamo contendo lo stesso. Vi possiamo offrire qualcosa? Care fanciulle, vi ringrazio del vostro buon cuore, ma dopo questa lunga passeggiata devo necessariamente tornare alla mia dimora. Vi saluto e vi auguro buon proseguimento di serata. Viene dal paese di Natale e non è pazzo come questo, diciamo, re. Però invece di stare così, senza far niente, cerchiamo di organizzarci e trovare qualcosa per festeggiare l'arrivo del re. Forza! Ragazzi, ragazzi, io ho qualcosa che fa assolutamente al caso vostro. E la sentite questa musica? Davvero sta per arrivare.
Facciamo una cosa. Ora, la fine della storia, ve la racconto io.
fatto. Buono, giusto e forte. Ed un piccolo paese, crocevia del mondo intero, dove la pace era una parola tanto usata quanto attesa, ma difficile da mettere in pratica. Il re bambino arrivò di nascosto, quando i suoi genitori erano lontani dai propri parenti e dai propri amici, perché nessuno aveva ancora capito quanto quella nascita fosse straordinaria. Arrivò di notte, illuminato da una strana stella con la coda, perché solo chi ha il coraggio di alzare lo sguardo e credere nelle stelle e nelle loro code sapesse di lui. Arrivò in una grotta tra gli animali più umili e mansueti, perché aveva bisogno di calore, di tenerezza e di semplicità. C'erano un asinello e un bue, dagli occhi grandi e buoni, le pecorelle e gli agnellini lì intorno, pronti a dargli tanto bollante e a confondere i loro pelati con i vagiti del re bambino. In quei giorni, attorno a quella grotta, accaddero tante cose straordinarie. Arrivarono tante persone umili, povere e dimenticate da tutti, ma capaci di guardare con gli occhi del cuore oltre le apparenze il divino che c'era in quel bambino. Vennero tante donne, ognuna aveva una carezza per il bimbo, un bacio da posargli sulla fronte o su un piedino e tante dolci parole per la sua mamma. Arrivarono tanti bambini, vispi e curiosi, desiderosi di cullarlo e giocare con lui. Vennero anche alcuni sapienti, gli unici ricchi che entrarono alla grotta. Lo riconobbero, perché credevano alle stelle, ma non venne nessun re, nessun ministro, nessun generale e nemmeno un ambasciatore. Non so raccontarvi molto altro. Capite bene che tutta questa storia si perde nella notte dei tempi ed è avvolta nel mistero della fede. So che è vera però, e so che il re bambino ha portato a termine la sua missione, perché ancora oggi, solo al sentirlo nominare o narrare di lui, una grande pace entra nel cuore. Thank you.
Diretto
dal maestro Elena Spano. Grazie a loro, ripeto, forse sarò ripetitivo, ma
veramente grazie a Emilio, grazie ad Andrea. Da stamattina alle 7 eravamo qui per allestire la scenografia fatta da Anna Maria. Grazie alla maestra Enza, a Pino, Andrea, a tutti veramente grazie, e spero che lo spettacolo vi sia piaciuto. Benissimo, allora ci sono due balli conclusivi, grazie e buon Natale a tutti!